Salve a tutti, passiamo alla seconda parte del decreto lavoro che se dovesse passare questa misura, già dal mese di agosto circa 200.000 famiglie resterebbero senza alcun aiuto. Andiamo a vedere quali sono i limiti reddituali. Il valore ISEE resta uguale a quello del reddito di cittadinanza, 9.360 euro, contro a quello che si paventava con la mia, che era 7.200 euro. Si intende che poi il valore ISEE sarà rimodulato ed è rimodulato nel caso di nuclei familiari con minorenni. La scala di equivalenza viene resa più generosa per i disabili e meno per i figli minori che comunque sia percepiscono già l'assegno unico. Inoltre, il valore del reddito familiare deve essere inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, presenza di figli minori, componenti con disabilità o non autosufficienti. Inoltre, il valore del reddito familiare deve essere inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente del parametro della scala di equivalenza, presenza di figli minori, componenti con disabilità o non autosufficienti, eccetera. Nel reddito familiare sono peraltro incluse le pensioni dirette e indirette in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare. Nel calcolo del reddito familiare invece non si computa quanto percepito a titolo di assegno di inclusione, di reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.